Bene, rieccoci in studio per continuare la nostra trasmissione, questa puntata di A Bordo Campo, l'anteprima, che presto cambierà nome perché di anteprima ormai è rimasto ben poco, in quanto quasi tutti i campionati sono finiti. Avete visto che anche la cestistica Ischia, che era impegnata nei playout di Serie D di basket, ha raggiunto la salvezza proprio grazie alla vittoria di ieri pomeriggio contro Casavadore in trasferta. Parliamo adesso dei successi di una società che nel giro di 2 anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano a livello regionale in una disciplina che all'Isola d'Ischia ha dato tanto, che anche allo stesso comune di Forio ha dato tanto, della quale però, insomma, proprio all'ombra del Torrione si sentiva la mancanza, almeno si sentiva la mancanza di un calcio a 5 fatto a certi livelli. Partiamo da questa immagine, però, partiamo da questa immagine. Vediamo i successi della Virtus Libera Forio, quinto posto con la squadra della Serie C2, un ottimo campionato terminato negli ultimi atti dei playoff per la squadra dell'Under 21 dopo la vittoria del girone. Torniamo in studio per presentare, ecco, tutto il gruppo degli ospiti qui in studio con me. Abbiamo Giuseppe Caruso, Fiore D'Angelo e Gino Monaco, tre colonne portanti della Virtus Libera. Io partirei, sebbene è in mezzo, da Fiore. Fiore che quest'anno. Grazie, grazie a voi. Trasmissione isolana. Grazie a voi e grazie soprattutto a te, Fiore, che hai voluto assumere all'inizio di quest'anno un ruolo di primo piano, che è quello di presidente. È una poltrona, quella presidenziale, dalla quale di solito un po' si scappa. Tutti in pratica lo vogliono fare attivamente il presidente, però non vogliono figurarci, no, io non voglio apparire, non ci voglio essere. Tu invece, ecco, ci hai tenuto ad esserci, a manifestare la tua presenza e a ricoprire un ruolo non certo semplice. Innanzitutto il tuo anno da presidente, come ce lo racconteresti? Buonasera, innanzitutto diciamo che il ruolo di presidente è stato proposto in successione alla rinuncia di Gianni Castaiuolo ed è stato un onore per essere scelto dalla società per ricoprire questo ruolo che io ho accettato con molto piacere, vista la grande passione che nutro per questa squadra, per il paese di Forio, il quale per me e per tutti noi c'è un grosso attaccamento. Questo primo anno diciamo che è stato un anno davvero positivo, molto bello, ricco di momenti piacevoli, poi ci sono stati anche momenti magari negativi, però la cosa che è bella è che tutti insieme abbiamo superato anche i momenti positivi, negativi, e devo dire una cosa, anche se sono il presidente, diciamo che noi società intendiamo anche molto il ruolo di tavola rotonda, nel senso che chiunque ha voce in capitolo in questa società, perché c'è una grande democrazia in questa società, chiunque può dire una parola positiva e noi siamo sempre pronti a recepire il messaggio positivo proprio perché vogliamo crescere e ognuno può dire la sua. Se devo parlare di quest'anno calcistico, ho provato delle gioie immense, non vi nascondo che anche le viziali vittorie che le sconfitte possono portare anche un malumore o un benessere settimanale, nel senso che quando si perdeva a volte ci stavi male per un paio di giorni proprio per l'attaccamento che uno ci tiene a questa squadra. Soprattutto dopo la stagione meravigliosa fatta l'anno prima, no? E S quindi questo sicuramente. cambio netto poteva, no, lasciare delle tracce, poteva Sì. lasciare delle scorie. Sicuramente perché l'anno precedente abbiamo vinto il campionato, poi tramite i playoff fatti da capolista comunque siamo riusciti a salire in Serie C2 e per noi era un sogno. Siamo partiti ad inizio campionato con un paio di sconfitte e diciamo c'è stato un grande malumore, nel senso che un po' tutti dicevano magari non vi salvate, non fate punti, concludete con pochi punti. Invece poi diciamo una serie di lavori interni che abbiamo capito la categoria bene e diciamo che abbiamo fatto un campionato bellissimo, abbiamo fatto delle vittorie indimenticabili, quali Pomigliano, Massa Vesevio e poi devo dire che comunque anche contro le prime classificate, tra cui Terzigno e Fratta, ci siamo sempre giocati la partita.
Io, scusami se ti interrompo, ritorniamo poi a chiacchierare insieme perché mi parlavi del pericolo, dopo le prime partite, le prime sconfitte, cioè, ma saremo in grado, riusciremo a salvarci, riusciremo a cavarci in qualche modo da questa situazione. C'è però una persona che nelle potenzialità di questa rosa, un po' per via del ruolo che ha ricoperto in questi due anni, un po' perché effettivamente poi la squadra ha dimostrato di averle certe qualità, ha sempre creduto nella rosa, e questo è il mister Gino Monaco, l'allenatore di questa Virtus Libera, che noi ci siamo sentiti ad agosto, quando vi siete ritrovati, diciamo, le prime volte, il mister mi diceva al telefono, dice: no, io sono convinto che questa squadra non debba guardare solo alla salvezza, ma che debba spostare l'asticella un po' più in alto. Mister, era una provocazione, una boutade di inizio campionato per gasare un po' l'ambiente, oppure era semplicemente il discorso di una persona cosciente e che vedeva le cose effettivamente come poi sono andate? Sì, buonasera a tutti. Naturalmente, ne stare dentro si capisce bene lo spessore dei ragazzi e dei dirigenti che avevo attorno. Abbiamo sempre pensato prima a salvarci, perché viste le esperienze delle altre squadre, noi eravamo al primo anno e quindi abbiamo pensato sempre prima a salvarci. Però in cuor mio, conoscendo bene i ragazzi e la società, sapevo che si poteva comunque fare qualcosa in più. Certamente c'è stata poi la ciliegina sulla torta di Melise, però anche il gruppo, e tutto il gruppo dico, ha fatto la sua parte, perché da solo uno non vince niente, ha bisogno sempre di tutti quanti, e questo è avvenuto, tutti hanno fatto la loro parte e alla fine si è avuto un buon risultato. Ma dove vanno? Sono ragazzi scapestrati, li abbiamo visti gli anni scorsi, i cartellini, le squalifiche, il mio amico, il capitano Enzo Coppa, dove va, c'ha la pancia, non può giocare, non regge la categoria. Quante ne abbiamo sentite, magari non in prima persona, ma di cose che ci vengono a dire, che ci vengono a raccontare? Cioè, ho sentito questa persona che dice, quante ne abbiamo dovute sentire, mister? Bravo, quindi al di là del risultato, la vittoria mia e della società è proprio questa, che un gruppo di ragazzi che negli anni addietro aveva determinati comportamenti, grazie soprattutto alla società che ha messo le regole, insomma, si è sempre fatta... Scaldati Giuseppe, scaldati. Si è sempre fatta, insomma, è sempre presente. Sti ragazzi hanno fatto un salto di qualità sotto questo punto di vista, perché poi al di là del fatto tecnico, il comportamento, la lealtà, il sapersi comportare con gli avversari, con l'arbitro, con noi, tutti quanti noi, è determinante. Diciamo che questo è stato il salto di qualità. Il salto di qualità lo ha dato la dirigenza, perché altrimenti non si spiega, direttore generale Giuseppe Caruso, non si spiega come quello stesso gruppo di ragazzi che negli anni, grazie all'impegno totale o parziale di qualcuno che gli permetteva di fare un campionato, che gli permetteva di giocare al calcio a 5, partecipavano, sì, giocavano bene, sì, qualche partita effettivamente la facevano bene, qualche risultato lo ottenevano, però c'era sempre il problema di quella partita in cui quello mi ha detto la parola, io che dovevo fare? Ho dovuto reagire, ho dovuto rispondere, perché, per come, le partite si vincono così, si vincono colì. Arrivate voi e quello stesso gruppo di sportivi, quello stesso gruppo di ragazzi, che forse qualcuno ha definito scapestrati all'inizio, un po' pure c'aveva ragione, la sua parte di ragione pure ce l'aveva, stando a guardare i risultati, voi li avete presi e li avete trasformati in una squadra di calcio a 5, ma prima di tutto in una squadra, no? Perché voi di calcio a 5, all'inizio di quello che è veramente il calcio a 5, non è che eravate esattamente esperti, o no?
È vero, è verissimo. Buonasera a tutti. E, beh, noi non abbiamo fatto, diciamo, con molta umiltà, niente di trascendentale. Abbiamo semplicemente messo a disposizione dei ragazzi un allenatore, innanzitutto, e un po' delle nostre competenze. Abbiamo dato delle regole. I ragazzi fondamentalmente negli anni precedenti erano, sì, quasi si autogestivano, non avevano. Così possiamo dire una vera e propria società alle spalle, quindi erano da soli, sì, un po' si autofinanziavano con l'aiuto di qualche imprenditore locale e con noi hanno avuto una società alle spalle, un allenatore che li ha seguiti, anche quello è una cosa che non hanno mai, diciamo così, avuto e poi fondamentalmente sono O meglio, non l'hanno dei bravi, avuta con diciamo, una continuità, non c'è figura, sì, una stata, figura proprio di esatto. allenatore patentato, che diciamo gestisce, sa gestire il gruppo, una squadra e quindi diciamo che i ragazzi, poi dicevo fondamentalmente sono dei bravi ragazzi tutti quanti e insieme siamo riusciti a costruire per il paese e per lo sport isolano in generale una bella cosa di cui siamo soddisfatti. Una bella cosa di cui siete soddisfatti e c'è stata quella che è stata definita la ciliegina sulla torta di Daniele Melise, che un po' è stato un colpo a sorpresa, ma in realtà io sono sicuro del fatto che ci sia stato tanto lavoro dietro questo tesseramento. E come si può raccontare, Giuseppe, questo trasferimento, l'arrivo di Melise? Come lo si può raccontare? L'arrivo di Melise è stata la classica ciliegina sulla torta, che la Ma è arrivato per società. caso, l'avete puntato invece da lontano? Come è venuto fuori? Allora, noi in verità è nato tutto per caso, noi non avevamo progettato, né all'inizio dell'anno avevamo in mente di a dicembre di poter fare un colpo del genere. Semplicemente ci è stata proposta la possibilità di fare questo tipo di operazione. E ci siamo riuniti tutti quanti e abbiamo deciso appunto, di regalare ai ragazzi, al mister e al nostro popolo che ci ha seguito con grande passione questa figura, questo giocatore importante, questo giocatore di categoria superiore affinché portasse all'interno del gruppo, all'interno dello spogliatoio un po' diciamo, di esperienza in più rispetto a quello che già i nostri ragazzi avevano e hanno. E quindi niente, si è conclusa questa operazione che aveva aveva il presupposto di portare appunto all'interno del gruppo, come dicevo, un po' di esperienza per far crescere la squadra e i ragazzi. Poi chiaramente tutto viene di seguito e arrivano i risultati e quindi siamo arrivati diciamo, a classificarci per i playoff, anche se non li abbiamo disputati, ma non li abbiamo disputati non per colpa Solo per nostra, ma una questione di perché le punti. due squadre davanti hanno marciato a più non posso e quindi anche meritatamente hanno vinto loro il campionato e quindi la Va terza bene era, così. sì, Va va bene così. bene così, ma io una curiosità rispetto a Melise ce l'ho però, Mister Monaco. Perché io ho visto la cerimonia di presentazione, tanti dirigenti, tutti intorno al tavolo che lo abbracciavano e abbiamo presentato il campione, diceva Giuseppe, il giocatore di categoria superiore. Ma quanti rischi ci sono nel prendere un giocatore così forte e portarlo in un ambiente come Forio, che ha tanta voglia, tanto entusiasmo, tanta no, voglia di fare e di arrivare? Quanti rischi ci sono dietro un'operazione del genere? I rischi sono tanti. In primis quello che un ragazzo del genere che ha fatto nazionale, Serie A, Serie B, si cala nella categoria. Devo dire che da questo punto di vista Daniele ha fatto un bel lavoro. E poi c'è stata anche la comprensione di tutto il gruppo, di accettare la ciliegina, diciamo, il campione, quello lì che fa la differenza. E devo dire che i ragazzi, sotto questo punto di vista, sono stati maturi, perché altrimenti i playoff non si raggiungevano. Sono stati maturi e hanno appreso in allenamento, hanno cercato di rubare le doti che poi sono quelle del calcio a 5. Hanno capito ancora meglio, perché una cosa è dirlo, una cosa è vederlo fare da un E compagno. per te allenarlo com'è stato, Uno mister? spettacolo,
uno spettacolo. Quelle cose che dicevo le ho viste in pratica, ed è un bel vedere, insomma. Diciamo che i ragazzi, la società, ma soprattutto chi veniva a vedere la partita, vedeva i miglioramenti partita per partita, sotto la lettura della partita, tutti quanti poi, non solo lui, leggevano la partita in modo diverso, si sentivano più forti tutti quanti, quando andavamo fuori casa c'era più rispetto, è stato un bel colpo e devo dire grazie a tutti, grazie ai ragazzi che hanno davvero fatto un ottimo campionato sotto tutti i punti di vista. E al presidente io voglio chiedere un'altra cosa. Io so che Fiore è un grande appassionato del calcio a 5 amatoriale, un grandissimo appassionato del calcio a 5, dei tornei, del calcio a 5, insomma, che abbiamo giocato tutti e che giochiamo tutti quanti. Ti posso chiedere, dopo averlo visto, diciamo, neanche quello della Serie D, dopo aver già visto tutte le squadre che, ok, sì, in Serie D ci sono quelli che provano a fare qualcosa, però ora sei in Serie C2, tanti parlano di due categorie di differenza tra la Serie D e la Serie C2, ti è piaciuto di più o meno il calcio a 5, così a te personalmente, rispetto a quello che vedi, diciamo, a quello che hai sempre fatto da grandissimo appassionato, ecco, di calcio a 5 amatoriale? Ti è piaciuto di più o meno quello che hai visto quest'anno? No, dico la verità, mi ha un po' sorpreso anche a me questa situazione, nel senso che io ho iniziato in queste avventure, ho sempre fatto anche tornei, cose varie, come hai detto tu, però non mi aspettavo che il calcio a 5 potesse darmi tante emozioni, vi dico la verità, nel senso che attualmente, dici, per chi tifi, per il Napoli, per il Milan, la Juve, tifo per la Virtus Libera, nel senso che mo la Virtus Libera è come la squadra, la nostra priorità, diciamo che almeno personalmente dico, mi fa più male quando perde la Virtus Libera che quando magari mi perde la squadra di Serie A. Ti posso chiedere se, diciamo che è un'avventura che per quello che ti riguarda è iniziata l'anno scorso, sì, come presidente, ti posso chiedere se continuerà anche l'anno prossimo come presidente, cioè tu resti in sella come presidente, diciamo, dipendesse da te almeno, perché poi hai parlato di una società fatta di tante anime, di tanti amici, dipendesse da te, tu lo faresti un altro anno? Ma certamente, è un onore per me ricoprire questo ruolo, è solo un piacere immenso avere a che fare con queste persone della società che ora magari non stanno tutte quante qui, ma noi non siamo una società, siamo una famiglia, prima di tutto ci sentiamo quotidianamente, telefonicamente. Non diciamo che non ci siamo mai fermati, anche che ora il campionato è finito, noi ci sentiamo sempre, ci vediamo sempre e diciamo siamo davvero una bella famiglia. Però Giuseppe, tu e Giovanni Castagliuolo, non prendiamoci in giro, siete un po' voi stessi la rappresentazione di questa Virtus Libera, siete stati alle spalle della Virtus Libera di calcio a 11, siete stati alle spalle di quella Virtus Libera che ha partecipato ai vari tornei di qui sopra e siete alle spalle di questa Virtus Libera della Serie C2 di calcio a 5. Sarebbe stupido chiedere a te o a Giovanni, che in prima persona dietro le quinte, chiedervi se farete o meno parte della società del futuro. Però io a te una domanda la voglio fare da un altro punto di vista. Si è vinto il campionato in Serie D, si è ottenuto un piazzamento in zona playoff in Serie C2, è una domanda un po' complessa, ma lo confermiamo, Mister Mone, dipendesse dalla società, perché poi io immagino che i matrimoni si debbano fare in due, dipendesse dalla società, Mister Monaco sarebbe confermato anche per l'anno prossimo? Vuoi l'anteprima allora? E io faccio il mio lavoro, ci provo. Diciamolo, dai, lo diciamo in anteprima, sì, ci siamo riuniti in settimana con tutta la società e all'unanimità abbiamo deciso di confermare, ma non ce n'era bisogno, come hai detto ma tu. Ma lui lo sapeva? Diciamo che ne abbiamo parlato, poi chiaramente ci dobbiamo incontrare per definire certo, i dettagli. Tutto quello che diciamo è inerente il ruolo e gli obiettivi che la società si prefissa per il futuro, ma
il nostro mister, ma quando l'abbiamo scelto all'inizio del progetto, quando abbiamo, ci siamo seduti intorno a un tavolo per la prima volta tutte le componenti societarie, abbiamo pensato all'allenatore. L'allenatore per noi era Gino Mono, quindi è stata la prima scelta. E beh, allora noi dobbiamo il mio lavoro mi porta a chiedere a Gino Monaco un commento, ecco, a questa investitura arrivata qui negli studi di Teleischia. Che cosa risponde mister Monaco a questa dichiarazione d'amore tra virgolette di Giuseppe Caruso e della Virtus Libera? Beh, quando in famiglia si sta bene, penso che uno rimanga il più a lungo possibile, non divorzia dalla moglie, non divorzia, insomma va avanti. Quando la famiglia ha le basi, quando si davvero le cose si fanno con amore, con voglia di farle, e naturalmente farle bene. Io ringrazio la società, ringrazio tutti quanti che mi danno ancora l'opportunità di allenare questa squadra, questa famiglia. Speriamo insomma di fare cose buone come quest'anno. Quindi da domani, mister, dobbiamo metterci al lavoro per pianificare la stagione 2019-2020, assolutamente. Ma io sto in buone mani, dirigenti, presidente, team manager. Non lo vuol dire, ma già stiamo lavorando. Stanno lavorando sotto traccia. Non era ufficiale. Sotto traccia. Prima di adesso non era ufficiale, ma già stiamo lavorando da un bel po'. Bene, bene, bene. Quindi io su questa dichiarazione, diciamo, su questo annuncio che c'è stato da parte della società sulla riconferma di Gino Monaco sulla panchina della squadra della Serie C2 della Virtus Libera, io potrei anche chiuderla qui. Se non, Giuseppe, io ti devo chiedere una micro puntatina, noi dobbiamo farlo perché mi fa molto piacere, dire qualcosina in più sul progetto femminile, giusto un flash? Il progetto femminile, come abbiamo già detto, è in fase embrionale. Stiamo cercando di capire se ci sono i presupposti per creare un gruppo. La prima cosa è creare il gruppo di ragazze, di persone che seguono la squadra e che ne fanno parte, e poi andiamo a valutare gli aspetti economici e il nostro impegno, che deve essere comunque importante, e poi valutate tutte queste componenti. Ce lo farete sapere? Certamente. Ok, allora con la promessa insomma di essere informati anche sulle novità in merito a questo nuovo mondo del calcio a 5 femminile per la Virtus Libera, sarebbe un ritorno per l'Isola d'Ischia. Io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti questa sera, a partire dal mister Gino Monaco, confermato sulla panchina della Virtus Libera. Grazie mister per essere stato con noi. Grazie al presidente della Virtus Libera, grazie, Forio Fiore d'Angelo. Grazie al direttore generale Giuseppe Caruso, grazie, e grazie soprattutto a tutti voi che come sempre ci seguite da casa e che non ci fate mai mancare il vostro affetto. Da parte di Claudio Iacono, Gaspare Florido e Giuseppe Buono e tutta la struttura di Teleischia, grazie e appuntamento alle prossime trasmissioni sportive.